lavoro in comune per rendere accessibili i sentieri e i percorsi naturalistici. Questo è il progetto dei servizi territoriali per la disabilità del CIS, il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Pinerolese. Insieme ai comuni interessati, Bobbio, Villar, Torrepellice, con il contributo della Fondazione CRT con il bando Vivo Meglio, sono stati pensati e progettati due percorsi, lungo il Pellice e dalle Sonagliette ai Piani tra Angrogna e Prarostino, attraverso il Museo a Cielo Aperto dei Pons. Mercoledì 10 luglio si è inaugurato questo percorso con una novantina di partecipanti e il coinvolgimento di una quindicina di centri per disabili del territorio. Una giornata bellissima, siamo alla seconda tappa di Officina Monviso. È un'organizzazione di uscite che coinvolgono diversi centri, servizi per la disabilità e non solo per la disabilità del territorio piemontese, Cintura di Torino e soprattutto Cuneese. Questa è la seconda tappa, appunto, che è legata al progetto CRT, per cui attraverso questo contributo i servizi diurni territoriali per la disabilità del CIS di Pinerolo hanno pensato di individuare un percorso che sia accessibile al maggior numero di persone di età variabile dallo 0 ai 100 anni. E attraverso questo lavoro sono state predisposte delle piastrelle di ceramica che sono state poi posizionate lungo il sentiero per dare la giusta direzione. Questa è una parte del gruppo di ragazzi che si è occupato di curare la segnaletica di questo percorso. In sostanza abbiamo individuato questo come un percorso accessibile dopo una ricerca che è durata parecchio tempo e che ci ha visti percorrere diversi sentieri per poi giungere alla conclusione che questo si adattasse abbastanza bene ad essere percorso anche a chi ha una mobilità ridotta. È un percorso la cui unica difficoltà è rappresentata dalla lunghezza, perché sono circa 7 km, però ha un fondo molto buono e poco dislivello. I ragazzi e le ragazze hanno ripristinato e restaurato tutta la vecchia segnaletica e nel laboratorio di ceramica hanno realizzato le indicazioni. Mi sono occupata di scartavetrare pezzi di legno, gli ho dato l'impremiante e poi mi sono occupata di scrivere sopra con il bianco tutte le scritte. Ho incollato sulle indicazioni, sulle frecce, le coccinelle. Abbiamo recuperato la vecchia segnaletica che avevamo fatto e l'abbiamo ristrutturata come nuova praticamente. Io ho fatto i buchi e abbiamo messo su la bacicheca perché era tutta sfasciata e abbiamo messo di nuovo a posto. Abbiamo entrato i pali e abbiamo testa su, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare per farla stare dritta, se no era tutta storta. Faccio parte oramai delle gruppo monotone da tanti anni con lui, con Danilo, che è anche un mio amico, non solo delle camere, ma delle nostre gruppe. Ma tu hai dato una mano per questo sentiero? Sei venuto qua quando mettevamo la segnaletica? C'eri? Facevi qualcosa? Cosa sì. Facevi? Io fa la segnaletica, me ne devo i padri, ma è stato... Di tutto di più. Dopo l'inaugurazione a Sonagliette ad Angrogna, si è partiti tutti assieme per i 7 km che portano a Prarostino. Questo cartello andiamo fatto a noi, adesso siamo qua, a metà. Oltre ai centri diurni del CIS Pinerolese, GEA di Pinerolo, Ciao di Torrepellice e Pegaso di Vigone, erano presenti utenti operatori e familiari del centro diurno Le Nuvole di Saluzzo, del gruppo appartamento Tabit di Viviana, la comunità Arcobaleno di Racconigi, il gruppo appartamento Paguro di Roletto, la comunità Alloggio Luna di Pinerolo, l'associazione L'Ancora di Torino, il Caro Alberto di Racconigi, Casa Roberta a Carmagnola, la comunità Alloggio Daphne di Pinerolo e il centro diurno socioterapico di Perosa Argentina. E nel bel puzzle di queste collaborazioni, quando c'entrano sentieri e montagna, non poteva certo mancare il CAI. Da 2 o 3 anni il CAI è intervenuto in modo più consistente in queste attività, tant'è che si sono pensati questi sentieri accessibili a tutti. E adesso appuntamento in autunno per l'inaugurazione del percorso Insieme Lentamente, lungo il Pellice.